government persecution of political activists. To make a long story short, I was captured in New Jersey in 1973 after being shot with both arms held in the air and then shot again from the back. I was left on the ground to die, and when I did not, I was taken to a local hospital where I was threatened, beaten, and tortured. In 1977, I was convicted in a trial that can only be described as a legal lynching. In 1979, I was able to escape with the aid of some of my fellow comrades. I saw this as a necessary step, not only because I was innocent of the charges against me, but because I knew that the racist legal system in the United States, I would receive no justice. Respectfully yours, Asada Shakur, Havana, Cuba. Madri e figlie. Mia madre porta mia figlia a trovarmi nell'istituto di correzione femminile di Clinton, nel New Jersey, dove sono stata trasferita da Alderson. Sono in delirio, sembra così alta. Le corro incontro per baciarla. Mi risponde appena. È distante e fredda. Fitte di rimorso e dolore mi riempiono il petto. Vedo che la mia creatura sta soffrendo. È stupido domandarsi cos'è che non va. A 4 anni e ad eccezione di queste brevi, pietose visite, anche se mia madre me l'ha portata ogni settimana ovunque io fossi, salvo il periodo in cui ero ad Alderson, non è mai stata con sua madre. Sento che c'è qualcosa, sta crescendo dentro la mia bambina. Guardo mia madre, il mio volto è un punto interrogativo. Anche mia madre soffre. Cerco di giocare. Le mie mani diventano la proboscide di un elefante che ondeggia nella giungla della stanza per i colloqui. Non funziona. Mia figlia rifiuta di essere l'elefantino, o la tigre, o qualunque altra cosa. Mi guarda come se fossi un buffone, come in effetti sono. Tento con il trenino ciuf ciuf e la canzone la la la, ma non si diverte. Tento di parlarle, ma è risentita e imbronciata. Mi avvicino e cerco di abbracciarla. In mezzo secondo mi è addosso. Posso sentire i suoi piccoli pugni di bambina di 4 anni che mi colpiscono. Ogni briciola delle sue forze e in quei pugni fanno veramente male. La lascio fare sino a quando non si stanca. Va tutto bene, le dico. Falla uscire tutta. Mi sta di fronte, il visino deformato dalla rabbia, sembra esaurita. Indietreggia e si appoggia alla parete. Va tutto bene, le dico. Mammina capisce. Tu non sei la mia mammina, grida, e le lacrime scorrono sulle sue guance. Tu non sei la mia mamma e io ti odio. Viene da piangere anche a me. So che è confusa su chi io sia. Mi chiama mammina Asada e chiama mia madre mammina. Cerco di consolarla. Allontana la sua mano. Tu puoi andartene di qui se vuoi, grida, solo che tu non vuoi. No, non posso, dico debolmente. Sì, puoi, mi accusa, solo che non vuoi. Guardo disperata mia madre, la sua faccia è contorta dal dolore. Dille di provare ad aprire le sbarre, mi sussurra. Non posso aprire la porta, dico a mia figlia, non posso passare attraverso le sbarre, prova tu ad aprirle. Si avvicina alla porta sbarrata che conduce alla stanza dei colloqui, tira con violenza, colpisce con pugni e calci le sbarre fino a quando cade sul pavimento un cumulo di spossatezza. Mi avvicino e la sollevo. La tengo stretta, la cullo e la bacio. C'è un'espressione di rassegnazione nel suo sguardo che non riesco a sopportare. Trascorriamo il resto della visita parlando e giocando tranquillamente sul pavimento. Quando la guardiana dice che la visita è terminata, mi avvinghio a lei come se se ne andasse dalla mia vita. Tiene la testa alta e la schiena dritta mentre esce dalla prigione. Mi saluta con la mano, il visino annuvolato e preoccupato. Sembra una piccola adulta. Torno nella mia gabbia e piango finché non mi viene da vomitare. Decido che è tempo di andarmene.
a mia figlia Kakuya. Ho miseri sogni per te di una vaga libertà che io non conobbi mai, piccola. Non voglio che tu abbia fame e sete o che tu sia fuori al freddo e non voglio che il gelo uccida i tuoi frutti prima che maturino. Riesco a vedere un posto assolato, la vita che esplode nel verde. Posso vedere la tua pelle luminosa, bronzea, a suo agio tra i fiori e i millepiedi. Posso sentire le risa che non nascono dal ridicolo e parole non dettate dall'egoismo, dall'avidità o dalla gelosia. Vedo un mondo in cui l'odio è stato sostituito dall'amore e il me sostituito da noi, e posso vedere un mondo in cui tu, costruendo ed esplorando forte e realizzata, capirai e andrai oltre i miei piccoli miseri sogni. Un sogno. Mia nonna si è fatta tutta la strada dal North Carolina, è venuta per raccontarmi il suo sogno. Mia nonna ha sognato tutta la vita e i suoi sogni si sono realizzati. Mia nonna sogna della gente che muore, dei bambini che nascono e della gente che è libera, ma non è mai qualcosa di preciso. Petti rossi appollaiati sulle staccionate, arcobaleni al tramonto, conversazioni con persone morte da tempo. I sogni della nonna venivano sempre quando ce n'era bisogno e significavano ciò che a noi serviva che significassero. Aveva sognato che mia madre sarebbe stata un'insegnante, che mia zia avrebbe studiato legge e nei periodi duri aveva sognato che sarebbero venuti tempi migliori. Ci diceva ciò che avevamo bisogno ci venisse detto e ci costringeva a crederci come nessun altro avrebbe potuto. Faceva la sua parte. Il resto dipendeva da noi. Non dovevamo realizzarli. I sogni e la realtà sono opposti. L'azione li sintetizza. Era un piacere grandissimo che fosse venuta. Il suo aspetto era sicuro e vittorioso. Il resto della famiglia la incitava a raccontarmi il suo sogno. Presto tornerai a casa, mi disse la nonna, catturando i miei occhi e fissandoli nel profondo. Non so quando sarà, ma tornerai a casa, uscirai di qui. Comunque non sarà fra molto, passerà molto meno del tempo che sei già stata qui. Eccitata, le chiesi di raccontarmi il suo sogno. Stavamo parlando entrambe, mi accorsi con fare cospirativo. Ho sognato che eravamo nella nostra vecchia casa in Giamaica. Non so se ti ricordi di quella casa oppure no. Le assicurai che me ne ricordavo. Ho sognato che ti stavo vestendo, disse. Ti stavo mettendo i vestiti addosso. Vestendomi? Ripetei. Sì, vestendoti. La paura mi scosse lungo la schiena. Ero piccolo o grande. Nel mio sogno eri grande. Cominciava a star male. Forse la nonna aveva sognato la mia morte. Forse aveva sognato che ero stata uccisa mentre tentavo di fuggire. Altrimenti, perché mi avrebbe dovuto vestire se non fossi morta? La nonna colse il corso dei miei pensieri. No, stai bene, sei viva. È certo come piatto il naso sul tuo viso. Torni a casa. So quello che sto dicendo. Non chiedermi di spiegarti altro perché non posso. So solo che stai per tornare a casa e che andrà tutto bene. La torturai per avere altri dettagli. Alcuni me li diede, altri no. Alla fine, dopo che le avevo fatto un milione di domande, la nonna fece risuonare tutta l'autorità della sua voce. So che accadrà, perciò è per questo che l'ho sognato. Uscirai da questo posto, lo so, questo è tutto. La nonna rimase seduta a guardarmi. C'era un sorriso sul suo volto che non riusciva a descrivere. Sapevo che era seria. I sogni della nonna erano famosi. I suoi sogni si realizzavano sempre. Per tutta la vita i suoi sensi arcani erano stati come dei radar, cogliendo e identificando tutti i generi di cose che noi neppure vediamo. Con la mia famiglia ce ne stavamo seduti, guardandoci negli occhi. Parlavamo e ridevamo, rammentavamo vecchi ricordi e raccontandoci storie divertenti. Un senso di calma scorreva nel mio corpo come miele denso.
Quando rientrai nella mia cella ripensai a tutto ciò. Nessun ragionamento scientifico razionale avrebbe potuto diminuire il senso di ebbrezza che provavo. Un'eccitazione indefinita da capogiro si era impadronita di me. Mi ero ubriacata con l'ottimismo arrogante e spensierato della mia famiglia. Stavo letteralmente danzando nella mia cella e cantando Feed Don't Feed Me Now. Cantavo la parte sui piedi a voce un po' più alta, sicché le guardiane dovevano pensare che stessi uscendo fuori di senno, saltellando nella mia cella e cantando piedi, piedi. Non puoi vincere una corsa solo correndo, diceva mia madre quando ero piccola. Devi anche parlarti. Come? Chiedevo. Devi parlarti mentre corri e dirti che puoi vincere. Era diventata una specie di abitudine per me. Ogni volta che devo affrontare qualcosa di difficile o quasi impossibile, canto. Nel corso degli anni ho inventato vari tipi di canti, ma finisco sempre col ricadere nel vecchio I can, yes, I can. Telefonai ai nonni un paio di giorni prima di fuggire. Volevo sentire le loro voci un'ultima volta prima di andarmene. Sentivo un po' di malinconia e allora, per non destare sospetti, dissi loro che volevo sentire ancora la storia della nostra famiglia, tornare ai legami col periodo della schiavitù. Ma troppo presto venne il momento di interrompere la telefonata. La nonna ti vuole dire ancora qualcosa, disse il nonno. Ti voglio bene, disse la nonna. Non vogliamo che ti abitui a quel posto, hai capito? Non ti ci abituare. No, nonna, non lo farò. Ogni giorno, per le strade ora, rammento a me stessa che la gente nera in America è oppressa. È necessario per me, lo ripeta, la gente si abitua a tutto. Meno pensi alla tua oppressione, più cresce la tua tolleranza. Dopo un po' la gente comincia a pensare che l'oppressione sia stato lo stato normale delle cose, ma per liberarti devi acquistare la lucida consapevolezza d'essere una schiava. Scritto a Cuba. Libertà. Non potevo crederci che fosse accaduto, veramente, che l'incubo fosse finito, che alla fine il sogno fosse diventato realtà. Ero inebriata, estatica ed ero completamente disorientata. Ogni cosa era uguale, eppure ogni cosa era diversa. Tutte le mie reazioni erano iperintensive. Mi immergevo in forme e strutture, sfuggendo odori e suoni come se ogni giorno dovesse essere l'ultimo. Mi sentivo come un voyeur, mi sforzavo di non fissare la gente la cui conversazione mi sforzavo di udire. Improvvisamente mi trovai sommersa dagli orrori del carcere e da ogni esperienza disgustosa che in qualche modo ero riuscita a sminuire quando ero dentro. Avevo sviluppato la capacità di essere paziente, calcolatrice, completamente controllata. Ero diventata quasi incapace di piangere. Mi sentivo rigida, come se quei ceppi d'acciaio e di cemento si fossero fusi all'interno del mio corpo. Ero fredda. Mi sforzavo di toccare la mia dolcezza. Avevo paura che la prigione mi avesse resa troppo dura. I compagni mi aiutarono molto. Erano così meravigliosi, naturali e positivi. Li amavo per la gentilezza che avevano nei miei confronti. Erano passati anni da quando avevo comunicato così intensamente con qualcuno ed io parlavo con loro quasi istintivamente. Erano come una medicina che mi aiutava a ritrovarmi. Ma ero cambiata e in tanti modi. Non ero più la giovane romantica rivoluzionaria dagli occhi spalancati che credeva la rivoluzione appena dietro l'angolo. Apprezzavo sempre un energico idealismo, ma già da tempo mi ero convinta che la rivoluzione fosse una scienza. Il genericismo da tempo ormai non mi bastava più. Come i compagni credevo che fosse necessario un più alto livello di elaborazione politica e che l'unità della comunità nera dovesse diventare una priorità. Non potevamo più permetterci di dimenticare le lezioni apprese dal COINTEL Pro. Per quanto mi riguardava, costruire un senso di coscienza nazionale era uno dei compiti più importanti che si trovava sul nostro cammino. Non riuscivo a vedere come potessimo lottare seriamente
senza avere un forte senso della collettività, senza essere responsabili l'uno per l'altro e l'uno nei confronti dell'altro. Mi era anche chiaro che senza una vera componente internazionalistica il nazionalismo è reazionario, non c'è niente di rivoluzionario nel nazionalismo in quanto tale. Anche Hitler e Mussolini erano stati nazionalisti. Ogni comunità veramente interessata alla propria libertà deve essere ugualmente preoccupata della libertà degli altri popoli. La vittoria di un popolo oppresso ovunque al mondo è una vittoria per il popolo nero. Ogni volta che viene reciso uno dei tentacoli dell'imperialismo, siamo più vicini alla vittoria. La lotta in Sudafrica è la battaglia più importante di questo secolo per il popolo nero. La sconfitta dell'apartheid nel Sudafrica porterà più vicini alla liberazione gli africani di tutto il pianeta. Abbiamo combattuto l'imperialismo come sistema internazionale di sfruttamento e noi, come rivoluzionari, dobbiamo essere internazionalisti per sconfiggerlo. L'Avana. Un sole pigro contro l'oceano verde-azzurro. Una città meravigliosa di strade strette, a ragnatela da un lato e viali alberati dall'altro, case con i muri scrostati e auto americane d'epoca degli anni 40 e 50. È un posto affollato, pieno di autobus, gente che si affretta, ragazzini in uniforme color vinaccio ed oro che camminano tranquillamente per le strade facendo oscillare le sacche con i libri. La prima cosa che mi ha colpito sono state le porte aperte. Ovunque si vada, le porte sono spalancate. Si vede la gente dentro le proprie case che parla, lavora o guarda la TV. Ero stupita di scoprire che si potesse veramente girare per strada di notte da soli. Vecchi che passeggiano lentamente portando borse per la spesa si fermano a chiedere: "Che hai? Che hai nel mercato? Cosa vendono al mercato?" Senza un attimo di esitazione gridano ai bambini di andarsene dalla strada, stanno in piedi con le mani sui fianchi e si comportano come se fossero i proprietari. Scommetto che lo sono, non hanno paura. È smentira, esclamano i miei vicini, è una bugia. Che mentirosa eres tu, che bugiardo sei. I vicini mi chiedono come siano gli USA e mi accusano di mentire quando gli racconto della fame, del freddo e della gente che dorme per strada. Si rifiutano di credere che sia vero e come può esserlo in un paese così ricco. Gli parlo della droga e della prostituzione infantile, dei reati per le strade. Mi accusano di esagerare. Sappiamo che il capitalismo non è un buon sistema, ma non devi esagerare. Ci sono veramente bambini dodicenni tossicodipendenti? Anche se sanno del razzismo e del Ku Klux Klan, della disoccupazione, queste cose non sono reali per loro. Cuba è un paese di speranza. La loro realtà è così diversa. Sono stupita di quanto abbiano fatto i cubani in così poco tempo dalla rivoluzione. Ci sono ovunque nuovi edifici, scuole, case, cliniche, ospedali e centri di assistenza. Non c'è nulla di simile ai grattacieli che spuntano nel centro di Manhattan. Non ci sono condomini esclusivi o edifici di lusso per uffici. Le nuove costruzioni sono per la gente. Cure mediche, cure dentistiche, visite ospedaliere sono gratuite. Le scuole a tutti i livelli sono gratuite. L'affitto non supera il 10% del salario. Non ci sono tasse, non ci sono redditi né tasse cittadine, federali o statali. È così strano pagare il prezzo veramente segnato sul prodotto senza alcuna tassa. Film, spettacoli, concerti e manifestazioni sportive costano tutti al massimo uno o due pesos. I musei sono gratuiti. Il sabato e la domenica le strade sono piene di gente, ben vestita e pronta a rilassarsi. Ero stupita di scoprire che un'isola così piccola avesse una vita culturale così ricca e così vivace, soprattutto se si pensa che la stampa USA ce ne dà l'immagine opposta. Vengo presentata a una festa. La padrona di casa mi dice che l'uomo del Salvador allungo la mano per stringere la sua. Un paio di secondi troppo tardi mi accorgo che gli manca un braccio. Mi chiede da dove vengo. Io sono così sconvolta e piena di vergogna che tendo ancora la mano.
Io soy de los Estados Unidos, però non soy Yankee, gli rispondo. Un mio amico mi ha insegnato questa frase. Ogni volta che qualcuno mi chiede da dove vengo, mi sento sprofondare. Odio dire che vengo dagli USA. Preferisco dire che sono una New African, ma nessuno capirebbe cosa voglio dire. Quando ho letto delle squadre della morte nel Salvador o dei bombardamenti degli ospedali in Nicaragua, mi veniva da urlare. Troppa gente negli USA appoggia morte e distruzione senza averne coscienza. Appoggia indirettamente l'uccisione di persone, senza mai dover guardare i cadaveri. Ma a Cuba potevo vedere i risultati della politica estera USA. Vittime di torture con stampelle che venivano da altre nazioni a Cuba per curarsi, compresi i bambini della Namibia sopravvissuti ai massacri, e le prove dell'aggressione selvaggia che il governo USA conduce ai danni di Cuba, compresi i sabotaggi e i numerosi attentati alla vita di Fidel. Mi chiedevo come si sentirebbe tutta quella gente negli Stati Uniti che cerca di apparire così dura, dicendo che gli USA dovrebbero andare lì, bombardare, fare questo, attaccare quello, se sapesse di essere indirettamente responsabile per i bambini bruciati vivi. Mi chiedevo come si sarebbero sentiti se avessero dovuto assumersene la responsabilità morale. A volte si ha l'impressione che la gente degli Stati Uniti sia così abituata ad osservare la morte sul Eyewitness News, a vedere quelli che muoiono di fame in Africa, che vengono torturati a morte in America Latina o uccisi per le strade in Asia, che in qualche modo per loro i popoli dell'altra parte dell'oceano, i popoli lassù o laggiù o da quell'altra parte non siano reali. Una delle prime domande che vengono in mente ai negri degli USA quando arrivano a Cuba e se il razzismo esista oppure no. Certamente io non facevo eccezione, avevo letto un po' di storia della gente nera a Cuba e sapevo che era molto diversa dalla storia del popolo nero negli Stati Uniti. Il razzismo cubano non era stato così violento e così istituzionalizzato come il razzismo negli USA e la tradizione delle due razze, neri e bianchi, che avevano combattuto insieme per la propria liberazione prima della colonizzazione e poi dalla dittatura, era molto più forte a Cuba. La prima guerra d'indipendenza cubana era iniziata nel 1868 quando Carlos Manuel de Céspedes aveva liberato i propri schiavi e li aveva incitati a unirsi all'esercito nella lotta contro la Spagna. Una delle figure più importanti di quella guerra è stato Antonio Maceo, un nero, il principale stratega militare. I neri hanno svolto un ruolo fondamentale nel movimento operaio cubano negli anni 50. José Menéndez e Lázaro Peña erano a capo di due dei principali sindacati e sapevo che neri, come Juan Almeida, ora comandante della rivoluzione, avevano rivestito un ruolo significativo nella lotta rivoluzionaria per rovesciare Batista. Ma a me interessava di più sapere come fosse successo ai neri dopo il trionfo della rivoluzione. Ho trovato le prime settimane a La Habana, passeggiando e osservando. Da nessuna parte ho trovato una sola zona segregata, ma molte persone mi hanno raccontato che il quartiere in cui vivevo era stato interamente bianco prima della rivoluzione. Anche solo a prima vista era ovvio che le relazioni razziali a Cuba erano diverse da quelle negli Stati Uniti. Ovunque si poteva vedere neri e bianchi insieme, nelle auto, per strada, bambini di tutte le razze giocavano insieme, era certamente diverso. Ogni volta che incontravo qualcuno che parlava inglese, gli chiedevo la sua opinione sulla situazione razziale. Il razzismo è illegale a Cuba, mi dicevano. Molti scuotevano la testa e mi dicevano: a chi no hay razzismo, chi non c'è razzismo. Anche se tutti mi davano la stessa risposta, restavo scettica e sospettosa. Non potevo credere che fosse possibile eliminare secoli di razzismo in modo così semplice, più o meno nell'arco di soli 25 anni. Per me le rivoluzioni non sono magia e non esistono bacchette magiche da agitare che potessero apportare i cambiamenti a una sola notte. Ero arrivata a considerare la rivoluzione come un processo,
Alla fine mi sono dovuta convincere che il governo cubano si era impegnato a fondo per eliminare qualunque forma di razzismo. Non c'erano organizzazioni, strutture o istituzioni razziste, compresi come il sistema economico cubano minasse il razzismo piuttosto che alimentarlo. Presumevo che i neri lavorassero all'interno della rivoluzione per portare a compimento le trasformazioni e per assicurare la continuazione della politica antirazzista che Fidel e i dirigenti rivoluzionari avevano istituito in ogni aspetto della vita cubana. Un amico cubano nero mi aiutò a capire meglio la situazione. Mi raccontò che i cubani davano per scontato il proprio retaggio africano. Per secoli i cubani avevano danzato al suono di ritmi africani, eseguito rituali tradizionali, adorato divinità come Xangô o Ogun. Mi disse che Fidel in un discorso aveva detto al popolo: "Siamo tutti afrocubani, dal più chiaro al più scuro". Gli dissi che pensavo che fosse un dovere di tutti gli africani, in qualunque parte del pianeta, combattere per rovesciare il modello storico creato dalla schiavitù e dall'imperialismo. Anche se era d'accordo con me, mi informò prontamente che non si considerava un africano. Io sono cubano. Sono cubano. Ed era evidente che era orgoglioso di esserlo. Mi raccontò la storia di un cubano bianco che era partito volontario 2 volte per lottare in Angola. Aveva ricevuto un'onorificenza per eroismo. Il suo caso non è molto comune a Cuba, ma ci sono persone che hanno dei problemi per adattarsi al mutamento. Qual era il suo problema? Chiesi. Quando il tipo tornò a casa ci fu un grande scandalo nella sua famiglia. La figlia voleva sposarsi con un nero ed egli si oppose al matrimonio. Disse che voleva che i suoi nipoti gli assomigliassero. Ci fu un grande litigio e tutta la famiglia vi partecipò. L'uomo era così confuso che quasi impazzì quando sua figlia lo chiamò razzista. Voleva picchiare tutti, scese in strada urlando e dando pugni ai pali della luce. Non sapeva cosa fare. Durante tutto il tempo che aveva trascorso in Angola a combattere contro il razzismo, non aveva mai pensato a se stesso come un razzista. Concordavo con lui che i bianchi che combattono contro il razzismo devono combattere su 2 livelli, contro il razzismo istituzionalizzato e contro le proprie idee razziste. Cos'è successo a quell'uomo? Chiesi. Bene, la figlia si è poi sposata e la famiglia lo ha convinto ad andare alle nozze. Adesso fa da babysitter ai suoi nipotini e dice di essere pazzo di loro, ma non ci sta ancora completamente con la testa. Ogni volta che lo vedo ha un atteggiamento contrito. Gli dico che non voglio le sue scuse, che si scusi con sua figlia e il marito, finché continua a difendere la rivoluzione. Non mi interessa cosa pensa. Mi interessa molto di più cosa fa. Se difende sicuramente la rivoluzione, allora cambierà. E se anche non dovesse mai cambiare, cambieranno i suoi figli e i suoi nipoti, cambieranno ancora di più. Questo è ciò che mi interessa.